Gentili omaggi, bentornati sul mio canale. Siamo qui oggi per parlare di un giocatore che sta nel mio e sta anche in tutti i nostri cuori, credo, ovvero Frank Yannick, che sì. Questo video esce con un ritardo spaventoso, con questa slow information, adesso non so se si dica così, non so come dicano così i bagliazzi, ecco, però sì, questo video è uscito in ritardo, io volevo farlo in realtà dopo la partita con l'Atletico, poi non c'è stato tempo, insomma, e mi ritrovo adesso. Volevo analizzare, diciamo, la vicenda che sì, magari sotto tre aspetti, partendo dal campo, ok? Dove sento che sì, viene molto criticato e attaccato, dove viene detto che sì, non è concentrato e che è appunto distratto dalle vicende contrattuali che sono note a tutti noi tifosi milanisti e appassionati di calcio. Io devo dire che in realtà per quanto riguarda che sì, certo, il suo rendimento quest'anno nel confronto a quello dell'anno scorso è infimo, è veramente bassissimo e le prestazioni che ci sta offrendo non sono degne del che sì che abbiamo amato. Ma io quantomeno inviterei a un minimo, ecco, di dubbio, un minimo di pazienza nel criticare subito il calciatore dicendo che non ha la testa nei nostri colori, non ha la testa nei tifosi, non ha la testa a San Siro, a Milanello. Aspetterei un attimo e gli concederei quel minimo di cautela, di dubbio che secondo me è giusto dare a questo giocatore che non è Calhanoglu, che non è Donnarumma, o meglio, diciamo che è molto forte come Donnarumma, quindi non è Calhanoglu che è stato uno che ha fatto soltanto 6 mesi buoni, ecco, ma è un calciatore che ci ha consentito di essere in Champions League. Il Milan l'anno scorso senza che sì, non so se sarebbe venuto, se, non so se, scusate, se fosse, come dicono i futuristi, non so se sarebbe andato in Champions League, ecco. E quindi, invitandovi, ecco, un minimo di cautela prima di criticare aspramente un calciatore che abbiamo amato, che abbiamo idolatrato proprio per le sue grandi prestazioni. L'immagine di Kessié a Bergamo che tiene la palla, la bandierina con due giocatori dietro, o forse con la Juve in mezzo all'area. Cioè, queste immagini qui rappresentano in pieno il Kessié giocatore, questo giocatore titanico, mostruoso, fortissimo. Un giocatore che d'altro mi è sempre piaciuto, anche perché, vabbè, un pochettino io calcisticamente forse posso richiamarlo un minimo. E è un giocatore che secondo me, anche nei suoi primi anni, insomma, non ha fatto così male come altri giocatori, anche se poi qui, insomma, ci sta, insomma, c'è un dibattito, la scienza ancora si sta interrogando, ecco. E quindi, ecco, io vi invito un attimino a essere un pochettino prudenti con i giudizi, perché per me che sì, ha adesso ancora degli evidenti, diciamo, problemi fisici, nel senso che è indietro di condizioni, aveva fatto le Olimpiadi, ha avuto il Covid, no, scusate, non ha avuto il Covid, si è infortunato per i fatti suoi, insomma, si è infortunato, ed essendo un calciatore molto muscolare, molto grosso, insomma, fisicamente, ha bisogno, solitamente i calciatori più così hanno bisogno di più tempo per carburare, a differenza invece dei brevilini, dove subito anche a inizio campionato sono subito pronti. Questa è l'analisi, insomma, sostanziale del Kessié giocatore, un Kessié che comunque continuo a stimare, che spero che giochi ancora nel nostro Milan, diciamo, che voglio vedere in campo, ecco, diciamo così, e un calciatore che aspetterei un attimino a criticare. Sul Kessié fuori dal campo, invece, io devo dire che un po' triste, deluso, lo sono, devo essere onesto. Per quanto io difenda la volontà dei calciatori di difendere, ecco, la sua volontà anche potenziale di andarsene via dal Milan, e difendo anche la sua serietà, diciamo, nel rispettare il contratto, e quindi io mi ritrovi molto lontano da chi dice basta, che sì, o rinnova o in tribuna per tutto l'anno, perché in realtà il Milan ha sottoposto a Kessié un contratto di 5 anni a 2,2 milioni, questo è il quinto anno. E Kessié non ha assolutamente in alcun modo mancato di rispetto a questo contratto con il Milan. E perciò, per questo motivo, io tendo anche abbastanza a
quantomeno difendere no, che sì, però quantomeno sì, anche qui non attaccarlo in maniera, ecco, imponente, diciamo così. E quindi posso anche comprendere, diciamo che comprendo una parola un po' grossa, perché ha fatto un grandissimo errore, secondo me è una cosa che è quella che mi fa un po' provare dispiacere, per quanto per me ancora adesso nel mio cuore, per ora c'è sempre grande gratitudine per fare anche che sì, perché io non mi dimentico le prestazioni dell'anno scorso che ci hanno permesso di andare in Champions League, e invito anche voi di non dimenticarle. E perché, così come non vogliamo che i giocatori siano ingrati col Milan, è giusto che il Milan, e quindi noi, non sia ingrato comunque con i calciatori. Perciò invito anche voi, insomma, a questa riflessione, e appunto, però, che sia fatto questo grandissimo errore, che io francamente non capisco, quello di dire adesso torno dalle Olimpiadi, sistemo tutto, non ci mancherebbe, sempre queste dichiarazioni che al miele, che veramente hanno stufato, hanno rotto le scatole, ma basta, pure adesso, piccola parentesi perché poi mi arrabbio, ma tutti i calciatori che vengono al Milan tifavano Milan, i loro idoli erano Kakà, Shevchenko, adesso ci manca quello che arriva e dice no, Pellegrini, no, adesso non so, però il nuovo futuro attaccante del Milan giovane, non so, dirà io seguivo il Milan di Bacca, di Lapadula, ma di cosa stiamo parlando adesso? Un minimo di rispetto anche per i tifosi, che non è che proprio siano dei creduloni, sempre, quantomeno sempre, ecco. E quindi che sì, devo dire che per quanto, se per il campo, diciamo, io tendo molto a tutelarlo, per quanto riguarda fuori dal campo, in realtà anche lui si è preso le sue responsabilità, ha detto delle cose, e insomma, per quanto appunto cresci anche fuori dal campo, non si è dimostrato mai come Calhanoglu e Donnarumma, in quanto comunque ha fatto sempre diverse interviste e ci ha sempre messo la faccia, diciamo che questa cosa qui, spero che non abbia mentito, ecco, spero che non abbia mentito. Ma poi arrivo al terzo livello, il livello massimo, il livello oltre Milan, diciamo. E perché? Perché io qui mi rivolgo a Paolo Maldini, alla leggenda del Milan Paolo Maldini, a Riki Massara, Ivan Gazidis, insomma, a chi volete voi della dirigenza, e chiedo semplicemente una cosa: ma per quale motivo che sì, non è stato venduto quest'estate? Per quale ragione che sì, adesso gioca ancora nel Milan, quando ha meno di un anno di contratto, quando è, a mio avviso, anche certo, a mio avviso è certo che sì se ne andrà via a zero, che sì l'anno prossimo non giocherà più nel Milan? Questo per me lo do già per assodato, ecco. Per quale motivo portarsi avanti questo rischio, no? Avere questo rischio in questa stagione di dire ma sì, rinnovo, non rinnovo, oddio, come abbiamo fatto gli anni scorsi. Io posso capirlo nei confronti di quello là, di Donnarumma, che in realtà aveva dimostrato volontà di restare, poi era un po' era il gioiello del Milan che veniva dalla primavera, insomma. E per lui quindi lo capisco, ma perché sì, bisognava venderlo quest'estate. Ma voi immaginatevi un Milan adesso con Tonali e Bennacer, che è al momento, a mio avviso, il centrocampo più forte che il Milan possa schierare come titolare, in più con 30, 35, 40 milioni. Adesso non so quanto vendere, che sì, ma a me andava bene anche 25 milioni. Ma comunque sì, che lo vendi a 40 milioni, che secondo me non è nemmeno tanto, perché che sì, ne vale 55-60, secondo me, però. Vabbè, poi le valutazioni le fa il mercato, mica lavoro per Transfermarkt, e meno male. Allora, io dico, prendete un Milan che mette quei soldi in un trequartista, in un attaccante, in un altro calciatore. Secondo me l'idea era proprio sulla tre quarti, un esterno destro veramente forte. Cioè, secondo me questo sarebbe stato un Milan ancora più forte, ancora più forte. E abbiamo visto che questo Milan, senza che si può stare. Ormai il bello di questo Milan è che non è più un Milan degli indispensabili, in cui se mancano uno, due, tre giocatori, quei tre giocatori lì, oddio, apriti cielo. No, questo è un Milan forte, con delle idee forti. E quindi io chiedo alla dirigenza, ma per quale motivo non è stato venduto? E non mi venite a dire, no, avevo solo anni di contratto, chi se lo prende, chi che sì. Ma non è vero, ma non è vero. A parte che un anno di contratto è tanto, e quindi non è che tutti possano dire ma sì, aspetto tra un anno, lo faccio firmare a zero, perché anzi, tu devi anticipare la concorrenza. Pensate quanti giocatori il Milan compra o ha comprato anche nel suo recente passato,
che avevano un anno di contratto ancora di scadenza, oppure banalmente adesso mi viene in mente che Eriksen, che è stato comprato addirittura a 6 mesi, ma ha fatto bene anche l'Inter, diciamo, ha fatto bene perché ha anticipato la concorrenza, quindi che si poteva essere tranquillamente venduto perché è un giocatore fortissimo, un giocatore veramente devastante. Vi faccio il nome di una squadra su tutte: il Manchester United. Manchester United aveva bisogno, ha bisogno ancora adesso di un centrocampista di quel tipo. Ha cercato ad esempio di prendere Ruben Neves, Declan Rice. Poteva benissimo prendere un Kessié. Andavi là, boh, 35 milioni. Bene, ben che soddisfatti. E ci siamo levati questa grana. Invece no, sempre, sempre sulla fiducia. Basta la fiducia. Chi se ne frega della fiducia? Diffidate da chi vi dice fidati, ecco. Diffidate. Se uno dice fidati, via. No, perché bisogna guardare i fatti. Bisogna guardare i fatti, le carte. Questo è veramente la cosa che mi fa più arrabbiare di tutti. Perché va bene, i giocatori sono i giocatori, hanno i mal di pancia, hanno quello che vogliono. Sappiamo come sono, tanto ormai non ci affezioniamo nemmeno tanto ai calciatori, perché quello che conta siamo noi, siamo il Milan. È il Milan quello che conta. Ma io dico, ma dirigenza, ma per cortesia. Voi che siete bravi dirigenti, che vi stimo, ma non fate questi errori. E perciò vi esorto, vendete che sì a gennaio. Vendete che sì a gennaio al primo che passa, 10 euro e va bene. Un Happy Meal per tutta la squadra, che poi tanto sappiamo che gli Happy Meal li mangia tutti Theo Hernandez. E quindi vabbè, questo l'avevo detto, che mangiava McDonald's se non sbaglio dopo le partite. Però ecco, vi esorto perciò, dirigenza del Milan, vendete assolutamente che sì a gennaio, visto che non l'avete venduto quest'estate. Vi ringrazio per avermi seguito, oggi video un po' lungo, chiedo scusa, un carissimo Abruzzo a tutti e ci vediamo in realtà molto presto, che sto pensando di fare altri video, insomma, un Abruzzo.